Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi vi porto con me al Museo Ferrari di Maranello. Troviamo la storia della Ferrari e poi alla fine c'è un'esperienza che è quella del simulatore che io ho provato e che vedrete a fine video. Quindi vi lascio al video e buona visione. In questa prima stanza troviamo delle foto storiche che raccontano la storia della Ferrari. Nella prima foto vediamo il reparto fonderia del 1952. Passando per il reparto montaggio e successivamente la linea di montaggio della Ferrari 250 GT, fino ad arrivare all'ufficio tecnico Ferrari. Successivamente vediamo il reparto montaggio motori, mentre viene assemblato un motore 12 cilindri. E poi c'è la linea di produzione della Ferrari 275 GTB. Concludendo con il reparto verniciatura. Questo è il motore della F50, è un V12 a 65 gradi con una cilindrata totale di 4700 cc. La potenza dichiarata raggiunge 520 cavalli. Il motore Enzo Ferrari è un 12 cilindri a 65 gradi progettato sulla base delle esperienze in Formula 1. Le caratteristiche principali di questo motore sono la cilindrata che arriva a 5998 cc con una potenza massima di 660 cavalli. Successivamente troviamo la Ferrari, che è la prima vettura di Maranello ad adottare la tecnologia ibrida, combinando un motore elettrico V12 da 800 cavalli con un motore elettrico da 120 kW pari a 163 cavalli. La Ferrari definisce la FXXK Evo come la risposta di pochi e selezionati clienti di condividere con i tecnici Ferrari lo sviluppo di contenuti tecnologicamente innovativi. Monta un V12 a 65 gradi che arriva fino a 1050 cavalli. La F12 Tour de France è stata prodotta in soli 799 esemplari in omaggio della celebrissima 24 ore di Le Mans. Monta un V12 che arriva fino a 780 cavalli. In questa stanza troviamo due macchine che festeggiano il 50° anniversario del circuito di Fiorano. La prima è la Ferrari 150 LM, che è un prototipo del 2014 realizzato sulla base della Ferrari. E poi troviamo la Ferrari 3.2 Mondial Cabriolet. Questa Ferrari fu al centro della visita del Papa John Paul II a Maranello nel 1988, che dopo aver incontrato Enzo Ferrari al circuito di Fiorano ha fatto un giro su di essa. Dopo troviamo la stanza delle vittorie. Questi sono i caschi e le auto dei 9 campioni del mondo Ferrari. Poi troviamo i trofei e le macchine di Formula 1 vincenti. Thank you.
Adesso taglio così sento bene la pista. Ciao amici, allora siamo usciti dal museo, ho appena fatto il simulatore che è 25 euro 7 minuti, devo dire che ci sta, era stupendo, cioè, molto bello, c'aveva appunto questo pistone dietro che ti spingeva e quando acceleravi, quindi se avevi la sensazione saluto, che stai accelerando, tipo la forza quando acceleri, molto molto bello e... molto bello, niente. Il video finisce qui, vi ringrazio per averlo visto fino alla fine. Se volete lasciare un like e iscrivervi fa sempre molto piacere. Vi ricordo che settimana prossima potrebbe uscire il video della Tesla, la parte 2. Quindi vi ringrazio ancora di essere arrivati a questo punto e ci si vede al prossimo video.